buonasera, mi chiamo Antonio e Tonino per gli amici. Oggi vi presento Leonardo, non è altro che una levigatrice e il risultato, come vogliamo chiamarlo, l'espressione di un desiderio, di una voglia di creare qualcosa, di progettare e realizzare con la propria mente e con le proprie mani. Ho voluto realizzare questa levigatrice perché io ho l'hobby della costruzione dei coltelli con delle essenze che la natura ci offre, gli alberi, il legno che purtroppo noi abbiamo dimenticato. Ragazzi, quello che vi posso dire io, dopo tanti anni di esperienza e di insegnamento, posso dirvi con tutta tranquillità, quando avete qualche idea, qualche voglia da poter realizzare, lasciate perdere l'elettronica, i cellulari, sedetevi in un tavolo, prendete un pezzo di carta, una matita e un compasso e trasmettete su quel pezzo di carta quello che avete in mente, i desideri che avete. Poi cercate di realizzarli, girando per le segherie, raccogliete avanzi, ritagli, andate nei depositi di ferro vecchio, cercate di prendere qualcosa che vi potrà essere utile. Adesso vi farò vedere come funziona Leonardo. Addirittura Leonardo mi ha, il nome di Leonardo l'ha messo un contadino che passava qua, che si è avvicinato incuriosito dicendomi: Presidente, ma che hai fatto? Una macchina, mi sembra la macchina del tempo, la macchina di Leonardo. E così mi ha ispirato e l'ho chiamata Leonardo. Comunque in questa levigatrice si possono lavorare molte essenze, molti materiali, a parte l'acciaio come avete visto, il vetro, ceramica, il legno, che a seguito vi farò vedere l'impugnatura di un arco che è stato fatto qua, e tante altre cose. Adesso vi farò vedere in funzione Leonardo. Mentre le altre macchine fanno rumore, come sentite, questa fa la musica. E quindi, ma voi mi dite, ma cosa c'è di più bello che passare un paio d'ore fra gli amici, con gli amici, una fetta di prosciutto e un bicchiere di vino, ma soprattutto vedere crescere. Il manufatto, il coltello, crescere dalle vostre mani, il coltello. Ma avete mai riflettuto il coltello, la storia del coltello? Sicuramente no. Anche se voi il coltello lo usate 10-20 volte al giorno, voi dovete sapere che il coltello è il primo oggetto che l'uomo, appena apparso sulla terra, ha costruito per varie necessità, per alimentarsi, per difendersi, per andare a caccia. Il coltello ha tutta una sua storia. Sentite che musica! La bisellatura la si può ottenere in diversi modi. Basta cambiare l'inclinazione del piano, che può venire più ottusa, più acuta. Abbiamo diversi diametri di mole, questa da 30 cm, questa da 25, quella da 25, questa da 10, per cui si possono ottenere delle superfici concave, confesse e dritte. Oltretutto, la cosa più importante è che i moduli si possono regolare, si possono spostare in altezza e in lunghezza, si possono usare, pensate, nastri della circonferenza di un metro fino a 4 metri. Thank you.
si possono fare, come vedete, lavori pesantissimi. Come avevo detto, l'impugnatura di quest'arco, cosiddetto riser, è fatta in legno di bobiga, realizzato interamente dalla levigatrice, per cui ribadisco che oltre all'acciaio si possono lavorare tutti i tipi di materiali che vogliamo. Questo è un damasco. Naturalmente le impugnature si fanno dopo aver effettuato la tempera. Questi sono pezzi ancora non finiti perché si devono temprare. Ecco qua, come potete vedere, non c'è cosa più bella che poter realizzare quello che si ha in mente, con le proprie forze, con la propria cultura, con le proprie capacità e con le proprie preparazioni tecniche, scientifiche e tecnologiche, perché per poter impiegare le essenze legnose bisogna conoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del legno, perché ogni elemento ha la sua funzione.